casa che ves. Vado a fa colazione. E allora. Settimana te lo pago. E visto ci sono, prenderei anche un cornetto. Tieni, merda, te l'avevo messo a parte. Grazie. Senti, allora che fa? Segno tutto? Segna, segna. Vediamo. Anzi, fa una cosa. Fammi il conto, visto ci sei, fammi il conto, vai. Guarda, Dantino, si dovrebbe fare anche abbastanza presto, perché è le 20 anni tu pigli sempre le stesse cose. La mattina, caffè e cornetto. Il giorno caffè e sambuca. La sera caffè e grappa e poi si va avanti a grappa. Tutti i giovedì sono birre, a diritto. Birrini, birrini, 7, 8, 9, se la serata è noiosa, anche una ventina. Il venerdì tu lo festeggi a gin tonic, il sabato mi pare a Fernet, ma vedrai, le Fernet, perché io amaro altro che quello, verrebbe 9.000 euro. Tu me ne dai 100, si fa quanto pare, vai. Grazie, pensavo venisse più, sinceramente. Perché mi sono scordato Ponci. C'è anche quelli, 110. Vai, vai, va bene, vai, tanto... Te l'ho detto, ma è morto il mio zio? Oh mamma, mi dispiace. Sì. No, a me non tanto, non l'ho visto. Me l'ha anche scordato da vincere, però mi ha chiamato il notaro, dice, guarda Dante, c'è un'eredità da ricevere, vieni a firmare, c'è diversi soldi. Per cui se metterai lì ti salda su a posto. Poi metterai anche di lavoro, ma ha chiamato il regista, quello famoso del teatro di Cecca, quello che c'ha sandali, le... I baci? I baci, è lui, bravo. Non era morto? No, è che sta sempre fermo. Insomma, ha detto, mi ha chiamato, dice, guarda Dante, tu mi servi te per un personaggio, si parte una tournée in Polonia, un testo polacco, insomma, non lo so. Insomma, esce diversi soldini, davvero. Bene. Ascolta, bello, bel caffè, guarda. Che giorno è oggi? Martedì. Non bisogna vada, e mi chiude alimentari. Alle 9 di mattina chiude alimentari? Sì, a me è un po' particolare. Senti, caffè buono, perfetto, questo... Preparami la grappa questa sera, ci vedo. Va bene? Va bene. Buon lungo. Ah, Dante! Tu sei una fava! Ma ti si vuol bene uguale. No, qui, come tu stai? Oh Dante, buongiorno. E va bene, va bene. E vado a buttare via il sudicio. E forse è martedì. Fammi bene, Nocchi. Mi raccomando. Yeah.
via, dammi un bicchiere di vino, forse sono innamorato, vieni. E no, va. Chi sarebbe la fortunata? Senti, esattamente io non lo so, la conosco. Non si è mai vista da queste parti. Ma è bella, bionda, con questi occhini celesti, quasi ceruli. C'ha un vitino, un corpicino. Ma lo sai, quando l'ho vista mi è apparsa una Madonna, mi è apparsa lì proprio bella. Ma poi mi sono avvicinato, c'ha un profumo, sembra primavera, Ugo. Una meraviglia. Senti là che lavori. Vieni Ugo, dammi un bicchierino di vino, vai. Ti racconto come l'è andata, tanto questo tu me lo offrirai. Oggi, se sono innamorato, vuol dire che... qualche vantaggio ce l'avrò, no? Certo, certo. Insomma, ti dicevo, t'attento però, niente. Sono appena uscito dall'alimentare. Quello è chiudere, no? Sì, scendo le scale, giro l'angolo, la vedo, mi guarda, ma... la guardo. Ma hai vista una così bella, un angelo, poi le volevo dirgli qualcosa ma sono timido, non ci ho fatto a far nulla. Lei è montata sui pullman, quello si ferma davanti alla hop, è stata inghiottita dalla folla, così. Io sono rimasto lì per un po', ma è bellissima, una donna così non si era mai vista, è proprio... passata ora. Guarda, l'ho vista. È passata ora. E vai allora. Certo. Ma solo me la musica. Ma muoviti, ma cosa ti aspetti? Corri dietro. Mi è scappata un'altra volta. Ora la trovo. E la sposo. Ah sì, eh? E dove te la porti, Dantina, a casa tua? Tu sta in un buco. Ma poi ti sarà rimasto un coltello solo e non taglia. Forchette, due, tre, perché tu l'hai rubata la sagra di papero. Un piatto, non c'è, e non mi fa parlare di letto, che l'ultima volta ci ha messo lenzuoli puliti. Ti avrà avuto 10 anni. Ugo, ma che vuol dire? Ora, prima di tutto trovo un lavoretto. Poi le morte emozioni, è morto stecchito proprio. Dei soldini me li lascia. Non so quanti, ma me li lascia. Se bastano, bene. Se non bastano, venga a lavorare da te ai bar. Io in 30 anni l'ho capito tutto. So come funziona, ti sistema, te un aiuto di ciò. Per carità di Dio, te tu me lo finisci, bar. E poi, vendi, ti avrò sentito di questa cosa un miliardo di volte. Se un tomma preso, un motivo ci sarà. Non tu sei adatta a lavorare, dai. E comunque, Danti, ma sei sicuro che ti lo sposare? Sì. Guardaci nella Marisa. Io me ne ricordo, sa, da giovani. Venivano qui, si mettevano al tavolino con la gazzosa, vedessi belline, certi sguardi d'intesa, certi sorrisi. Poi lui gli toccava sempre la coscia. E lei faceva finta e si incazzava. C'è finta. Ma si vedeva e gli piaceva. E poi si sono sposati. Anche una bella cerimonia. Ma la coscia lui gliela toccava più. Beh, ma cosa dici? Tu vedrai gliela tocca di sicuro, gliela tocca. Che poi gli tocchi la coscia. Potessi schiantare. No, non gliel'ha più toccata, te l'assicuro io. Guardali. L'ho vista, me mi garbano. Vengan qui lui, 12 o 13 birrini, e dorme. Marisa! Lei invece si mette da quell'altra parte a leggere intimità con quell'altra comari. Sì, che una non è per dire la tua moglie. Appunto. Dantino, il matrimonio, meglio mai che tardi. Signori, il principe Cenerentolo riuscì a trovare la stanza della principessa Rosa Spina. Aprì la porta e la principessa era lì. Da 100 anni che dormiva. Sembrava un orso a chiotto. Lui disse, ora vado a dare bacio mia principessa Alessa Svela. Poi ci venne dubbio, mica mi puzzerà il fiato. Andò subito a prendere il dentifricio. Se lavò i denti, dette anche un po' di gelatina e spray. Andò a baciare. Ma principessa... era un zanzara, un cosa. Allora lui disse, no, bacerò più forte ancora. Ve la finisco un altro giorno, vai, ora. Andate a far merenda, ragazzi. Ciao. Vabbè, finisce, si amano, fanno un monte di bimbi e vanno a vivere in un condominio del comune, vai. Ci siete anche voi, ci siete qui. Sì, ma cosa fate? A fare un aperitivo, ma te che hai piuttosto? Non ti vedo bene. Le cose non vanno bene e mi spariscono le robe di casa. Ma lei prese le medicine, babbo? L'ho preso. Cardiaspirina, il prostamol. Ho preso anche il prostamol anche se sono operato, perché non si sa mai, Ma
Allora, babbo, mi preoccupi. Non sarà mia Alzheimer. Ma che dici? Ma sei pischera? A me le robe e le rubano sul serio. Compro 5 pomodori, apro il frigorifero e ce ne trovo 3. L'ova uguale. Il vino, compro 2 bottiglie di vino e berrò 2 bicchieri a settimana. Anche il vino, babbo, ma non ti bastava l'Alzheimer? Via giù. È arrivato il momento che tu venga a vivere da noi. No, bimba. E non voglio perdere quel briciolo di libertà che c'ho. E sto a casa mia, anche senza roba. Ugo, ci ho parlato. T'ho detto ci ho parlato. Ascolta, parlato. Che ne sa niente te del Nocchi? Perché? No, niente, così, perché ultimamente dice gli sparisce la roba. Sì? Non ci farei mica tanto caso, io l'ho visto le vecchie, ecco un po' io, la figliola dice c'ha un po' anche l'Alzheimer, poi, ma poi ti immagini il figlio della roba sua? Tanta mia parlava di roba andava male, di cose, tutto, no? Ti dicevo, ci ho parlato con lei, ci ho parlato. L'ho vista lì, gli ho detto, guarda, che bella, sembrava la Madonna. Gli ho detto tutto, mi è rimasto nulla in bocca, gli ho detto tutto. Quindi volevo dire, glielo ho detto. Ci si sposa, si fa 4 figlioli. Lo sai se si trova una casetta con un po' di giardino, un po' di campagna, oppure anche un balcone così, potrebbe andare benissimo. Io ti porto il ramerino, la salvia, la mentuccia, il timo, si mettono lì, si fa tutto il giardino aromatico e poi a quel punto le è un momento, quando venga la gente la domenica si invitano a pranzo, si fa l'arrosto, le salsicce, la rosticciana, si sta da Dio, poi dopo la sera mangiamo, si va a ballare, ogni sera ti fa cambiare vestito, si va a ballare a Tirrenia, a Marina, a Maria Vecchiano, dove vuoi, si porta a cambiare, può andare a Viareggio, ti porta a cambiare Reggio. Questo finché siamo ragazzi, poi dopo ci farà qualche figliolo, si farà. A quel punto no, il sabato mi ha portato al catechismo, poi c'è da andare a fare la spesa alla Hop, c'è l'offerta. La domenica si va all'IKEA, si monta mobilini, si riguarda gli album di foto, si inganna il tempo, si piglia la città della parrocchia, si va a Međugorje, oppure si fa la crociera, si va a Amalfi, si va all'isola di Giglio, si fa tutto il che si può fare, si fa. C'è il Rotary, il Lions, si guarda Mike Buongiorno, Pippo Baudo alla televisione, sì, che io posso vivere con questo entusiasmo anche tutta la vita. Però io mi sarei innamorato forte per davvero, Cioè tu mi garbi proprio, c'è proprio l'energia che a me mi... è che io non sono adatto a queste cose qui, mi dispiace, sono un guasto io, te tu saresti perfetta, guarda. Magari tu basta il tuo entusiasmo, basta anche per... però a me secondo me un... sento già proprio che... via. Dimenticami, eh? E dimenticami. Capito, Ugo? E quella era quella giusta. Ma avrebbe fatto fare una vita di merda di per ridere. Ma... sì. Dante, ho capito, ho capito. È tutti i giorni di una chiacchiera. T'ha cominciato, c'era il sole, ora è buio, basta. Capito, ma te tu vuoi liquidare così come se fossi pazzo la vita andò a tutte? Ma la puoi spiegare così? Mi portava lì alla domenica pomeriggio, mi faceva montare comodini, secondo me, ero lì con le vitine. Ma mi ci ammalavo, morivo. Spostati, Ikea. E non è il problema dell'IKEA, Dante, è che te tu ti innamori in un fruscio, lei un attimo di un... non mi fa bestemmiare, via Dante, tu ti innamori troppo. No, mi innamoro, perché la donna l'è mistero, ma l'uomo l'è solo, Allora uno ci prova, poi la donna via via la curiosità ti cala a te, li cala a lei, ti cala un po' tutto, e a quel punto la solitudine sparisce, bocco un'altra e mi innamoro un'altra, sono fatto così, non è colpa mia. Anche lì se uno fa muore. Va bene. Me lo faccio. Però. La figliola di Panaio. Bellina. La moglie di Nerucci. Bellina. Ma il Nerucci una prese bene. Dopo toccò tre, non quattro, se no ti ammazzava. La Cinzia, la Giulia, Dante. Bellina anche lei. La Marisa. Facciamo una cosa. Andiamo a casa, vai. Questa? Bellina, vero anche lei? Sì. Ma è tua? No, c'era già stamattina. Se domani ci riesco, una giratina ce la faccio. Vieni a casa, vieni. E come
Luca, sai, anche quella cosa lì di quello spettacolo con quello un po' mezzo polacco, sì. C'ho mai tanta voglia, sai. Dove? Ma che quello lì con Sandra, ma che senso c'hai? Sandra, tu le porti ostile, sennò che tu sei lui. Certo, no? Certo. Si credo che continua a segnare. Mi sa di sì. Anche perché, Ugo, a ben vedere un pochino di ragione tu ce l'hai. Io non sono tanta data. Ti ho detto. Ma fatti. E comunque, vengo con te, no? Tu sei bene di voi, sei bella insieme. No? Cosa ci scrive qui? Tu c'era un monte, te. Tu te ne fai dei soldi, te.